Lì Albino, Visconti ha ricevuto l'ordine di fare rastrellamenti nella Val Seriana, dal presidio di Bergamo. Lui si è rifiutato. Se devo fare qualche cosa, datemi i miei apparecchi che ritorno in campo. Però, per far vedere che qualcosa fa, il 27 settembre siamo andati su a Selvino. La mattina alle 8 tutti pronti a partire, tutti armati, e da Albino, andare su a Selvino c'era un sentiero, siamo andati su questo sentiero e a metà strada chi non ha mai sparato e chi non ha mai lanciato una bomba si fa avanti. Gli armieri del gruppo hanno portato le cassette di bombe a mano, ognuno di noi aveva il moschetto e munizioni, sparato dentro lì nella valata dove non c'era nessuno, lanciato le bombe a mano, proseguito la strada per Selvino. Via libera. Il primo a arrivare sono stato io, avere scelto College e avere scelto Scheuer. Avevo 19 anni, ero un capretto io, saltavo. E dopo arrivati su altri che venivano su con calma, quando è arrivato su il maggiore Visconti, chi è arrivato su primo? E noi eravamo lì davanti in bar, che c'ho la fotografia fatta al Visconti lì. Ho detto, siamo stati noi tre. Beh, avete diritto a una birra, ci ho offerto la birra perché siamo arrivati su primi. Visconti era un comandante che non lo so descrivere. Era un papà per tutti di noi. Quando si vedeva Visconti come se avesse visto non so che cosa passare davanti. Lui anche quando eravamo in campo, lui arrivava anche in bicicletta. E ci vedeva lavorare. Voi ragazzi, mi raccomando, fate le cose per bene, non fatemi cadere. Ma lui aveva sempre delle buone parole. Era un comandante che tutte le nostre forze armate ne dovrebbero avere, ma tanti come lui.